ragazze, benvenute al solito appuntamento dei preferiti del mese. Questo mese di dicembre, prima di iniziare, vi volevo mostrare cosa mi è arrivato stamattina. Avevo fatto un mese fa un ordine da un venditore eBay oh, di pennelli e avevo ordinato questi quattro pennelli qui. Che praticamente completo nel set di altri quattro pennelli viso che mi sono arrivati grazie alle poste itali italiane dopo due mesi e mezzo. Um, quelli li, ve li mostrerò nel video dei promossi bozzati e sono questi quattro pennelli qui che si possono utilizzare tranquillamente, sia questo qui, ad esempio, da sfumatura, um, per l'ombretto. Lo, da sfumatura, poi io questo qui lo utilizzerei per il correttore perché è tagliato in modo da insomma utilizzarlo per il correttore, per uh, l'illuminante. Sono tutti morbidissimi e sono in, uh, in setole sintetiche. Li avrò pagati un uh, 3-4 euro, se non sbaglio, intorno ai 4 euro. Comunque, questo uh, set qui ce ne sono tantissimi su eBay. Basta scrivere brush. Setto e vi escono una caterba di uh, venditori di pennelli cinesi questi qui questo qua è un venditore cinese dove avevo già comprato un pennello per uh, la mia amica Mara e mi ci sono trovata bene perché mh, se insomma da voi i postini passano e non uh, spariscono nel nulla come da me uh, insomma i prodotti che voi ordinate vi arrivano uh, subito da me ci vuole un bel po' perché vi ripeto la, la posta non mi arriva non so perché il mio mazzo mi ha dato anche questo questo pennellino insomma da mascara diciamo è stato gentile comunque non è che ci ho speso un capitale voglio dire e questi sono i pennelli e sono della marca uh, yes ecco di questa marca qui non è la stessa dei pennelli viso, ma vi ripeto perché il venditore è diverso. Io come una cretina pensavo che praticamente quei pennelli viso non mi arrivavano, uh, e quindi non ho ordinato da, dallo stesso venditore dei pennelli viso per avere il setto proprio uguale. Anche se i pennelli, questi qua sono cambia la, cambia la marca. Cioè, ogni cinese tiene questo genere di pennelli uh, con marche diverse. Però diciamo, il, il concetto è questo, sono quattro pennelli occhi che si possono tranquillamente utilizzare anche come pennelli viso perché come potete vedere sono abbastanza grandi e comunque ve li volevo mostrare e li ho pagati intorno ai 4-5 euro tutto il setto. Ok, adesso vi faccio vedere i preferiti del mese di dicembre. Come oh, diciamo cura per il viso, sto utilizzando questa crema di Essence um, della My Skin, Normal to Dry Skin, ed è quella lì, tipo al melograno, credo, comunque questa qui oh, color pesca. Vedete? È tipo Zallina ed è una crema idratante per pelli secche. La sto utilizzando come base viso e devo dire non mi dispiace, si assorbe subito um, e non mi ci sto trovando male. Pensavo che mi usciva qualche brufoletto perché non ho sentito buone, uh, buone recensioni su queste creme di Essence perché ne parlano male per l'inci che fanno uscire varie imperfezioni. Io sinceramente per ora non ho avuto alcun problema, uh, poi vi farò sapere. Mi piace molto perché avendo la pelle secca mi idrata, infatti l'ho utilizzata anche qui perché tengo il naso tutto screpolato e come si può vedere non, non si nota e mi, mi sta piacendo molto. L'ho pagata una miseria tipo 2,49€ 2,50€, quindi un ottimo prodotto per 50 ml di prodotti, voglio dire, è un ottimo prezzo e mi ci sto trovando bene come crema idratante. poi come prodotti occhi vi faccio vedere le due palette che ho utilizzato di più ed è questa qui di Catrice che vi ho mostrato nel video sui regali di Natale della mia amica Mara ed è molto scavata come potete vedere e ha un blush, i vari ombretti, bellissimo, il più scavato di tutti è questo ma non si vede perché è bianco con dei riflessi rosa dentro, stupendo, davvero stupendo. E poi sto utilizzando tantissimo anche uh, la palette India di Paola P che ve la mostrerò all'infinito, ma davvero l'ho utilizzata tantissimo. Um, sulle guance. Adesso, ad esempio, ho questo qui che si chiama uh, kamasutra ed è bellissimo, molto, molto luminoso, mi piace. E queste sono state le due palette che ho utilizzato di più il mese di dicembre. Anche perché questa qui, vi ripeto, ha anche il blush, quindi è molto molto versatile, e anche le liner, devo dire. Quindi è bella completa. Sempre come prodotti occhi, vi faccio vedere il matitone di NYX, che ho utilizzato in combo sia con la palette di Catrice, che porta quel bianco perla, e questo qui è un bianco, un bianco perla. Sia con quella lì di Paola P, perché c'ha all'interno un ombretto bianco, bianco perla e gliel'ho utilizzato. Ho ricreato, per dirvi, il trucco che ha fatto Lady Ciccone per le feste con la palette india di Paola P e le liner... Um, Uh, diciamo, è la riga dei liner piena di glitter. Mi è piaciuto tantissimo, poi è bravissima oltre che bellissima e ho ricreato spesso e volentieri quel trucco perché è davvero semplicissimo. E uh, in combo ci ho utilizzato anche questo matitone di NYX sempre come uh, prodotti occhi, vi faccio vedere questi due mascara allora, questo qui è un super volume della Glossip che oh, ho iniziato ad utilizzare perché ce l'ho da tempo è fatto in questo modo ha uno scolino cicciotto oh, è un bellissimo nero intenso e volumizza, devo dire, molto le, le ciglia e lo sto utilizzando anche perché cerco di, ogni, di utilizzare ogni giorno dei prodotti diversi perché comunque ho tante cose e non mi va che le cose si perdono e quindi cerco di variare, però io mi sono innamorata follemente in questo periodo da quando ce l'ho del Lush, um, Lush Mania Reloaded, Reloaded di Essence io avevo soltanto il Lashmania, è stato uno dei miei primi mascara di Essence ma faceva cagare questo qui ragazzi vi assicuro è buonissimo, a parte tiene i due dentini che una volta chiuso permette di non fare entrare l'aria e poi a fa, a tiene questa forma tipo Appino, così è quello che ho in, in questo momento e fa un effetto sia finte. Uh, bellissimo, bellissimo. Nero, super intenso, allunga, incurva le ciglia, le volumizza, è spettacolare. E costa intorno ai 3 euro e qualcosa. Ma ve lo straconsiglio. Um, uh, lo paragono quasi al dupe economico del Pupa Vampo. Vi ho detto tutto, e c'è da dire che anche il packaging riprende moltissimo uh, quello di Pupa. Comunque vi consiglio vivamente di provarlo A me mi è incuriosito moltissimo La review di, di Clio E l'ho voluto comprare Perché di Clio mi fido Infatti non ha sbagliato Poi uh, per quanto riguarda i prodotti labbra Sto utilizzando per idratare ogni giorno le labbra Questo burro cacao qui Della Yes to Carrots Ed è un lip butter um, 95% organico Tutto naturale Ed è um, questa marca qui questo qua me l'hanno regalato l'anno scorso per il mio compleanno insieme a una paletta slick me l'ha presa una mia amica ed è una marca che potete trovare da, da Sephora uh, è un burro cacao diciamo biologico quindi senza schifezzuole all'interno e uh, è made in USA uh, ed è la, della marca Yes to Carrots io ce l'ho al melone giallo però lo fa anche di altre uh, di altre insomma fragranze e lo sto utilizzando molto perché idrata tantissimo e uh, comunque con il freddo le labbra si seccano. Poi soprattutto adesso che sono raffreddata mi si fa, sono secchissime, aride proprio. E lo sto utilizzando, è 4.25 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 36 mesi. Comunque straconsigliato, non so il prezzo perché è stato un regalo e uh, lo potete trovare da, da Sephora. Yes, to Carrots. Se me lo metti a fuoco, comunque fidatevi, Carrots. Questo qui, poi per quanto riguarda i prodotti labbra, oh, ho adorato. Questi uh, due rossetti. Il primo è quello che mi vedete ed è il dupo del Ruby Woody di MAC ed è il Mule rouge di Debbie, il 68, che io ho scoperto grazie a Makeup in 87, ti mando un bacio. È una ragazza simpaticissima, molto bella con i suoi occhioni azzurri. Ogni volta che la vedo mi fa stare, mi fa stare bene, mi dà allegria. E mi, Lei avendo anche dei rossetti di MAC, uh, ha potuto insomma fatto tempo fa un video dove parlava dei vari dupe e come dupe del Ruby uh, ha inserito questo io vedendo dal suo video la differenza è davvero minima e quindi l'ho voluto a tutti i costi e grazie a Mara uh, uh, me l'ha trovato perché uh, a Salerno da me della Debbie c'è soltanto la linea sheer o uh, o glitterosa di questi rossetti non c'è la linea matta perché questo qui è quello che mi vedete praticamente è un rossetto uh, matte ha una durata pazzesca davvero pazzesca e, ed è il duo del uh, ruby Do, ruby Woo di mac lei mh, ha fatto vedere mi scordo sempre come si chiama com perdonami comunque ha fatto vedere uh, i due swatch e uh, praticamente la differenza era un mezzo tono, niente di uh, eclatante. Quindi, se non trovate il Ruby Woo di MAC come mi è successo a me, che mi doveva essere regalato il compleanno, ma questo rossetto praticamente introvabile. Poi, dopo il mio compleanno, c'era nello store online e me lo sono perso. Ho preso questo qui in, uh, in sostituzione. Lo so, non è la stessa cosa del Ruby Woo però mh, pian piano, insomma, cercherò anch'io di avere qualche rossetto della MAC. Poi un altro rossetto, sempre che mi ha regalato la mia amica Mara, che ho adorato in questo periodo, è uh, un rossetto di un'edizione limitata di Catrice. Che purtroppo in Italia non è arrivata, e la mia amica Mara me l'ha preso tramite una ragazza tedesca. Ed è uh, della linea Rocking Royals, il C02 Off Royal Blood. Ed è, vi faccio vedere, questo colore, questo violaceo. Vi faccio uno swatch questo anche come potete vedere è matte e scriventissimo dura un botto e oh, ve lo assicuro perché l'ho tenuto tutto il giorno al negozio in questi giorni che sono stata lì sempre aperta e oh, ho manzucchiato e vi assicuro le labbra anche se è andato via erano di questo colore qui fantastico e sono stati dei prodotti per le labbra che ho utilizzato di più in questo mese insieme alla titina di Wycon, che da quando l'ho comprata non smetto di utilizzarla ed è quella per il contorno labbra, cioè quella trasparente praticamente, che serve per non far sbordare il, per non far uscire dai bordi delle labbra il, il rossetto. Ed è la fa anche la Kiko. Questa qua di Icon si chiama Mazza Labbra Contorno Perfetto. E se non sbaglio costa intorno ai 4,90 Quindi comunque ed è senza parabeni. Uh, ed è comunque uh, non è che ha un costo eccessivissimo. Ed ha una scadenza di 36 mesi. E poi come ultimo prodotto viso uh, è il blush della stessa linea di questo rossetto. Sempre della Catrice della collezione. Uh, Rocking Royals ed è il C01 Punk Up the Royals. E all'interno praticamente contiene le due colorazioni dei due rossetti che ho, uh, ovvero il, questo qui che riprende questo, come potete vedere, e sotto c'è cioè, anche l'altro rossetto, ma l'ho utilizzato di meno, sempre della stessa, della stessa linea. E insieme uh, esce fuori questo colore che è stupendo. Questo malva. Non saprei definirlo, comunque, super scrivente, come potete vedere. Ed è stato uno tra i blush che ho utilizzato di più in, uh, in questo periodo. Vedete, bellissimo. E questi ragazzi sono stati i miei preferiti del mese uh, se volete insomma informazioni per quanto riguarda i pennelli basta che mi lasciate scritto qualcosa tra i commenti cerco di uh, magari risalire al venditore perché non mi ricordo e vi faccio sapere comunque vi assicuro è davvero um, onesto e spedisce subito e i prodotti se avete insomma le, le poste che vi consegnano vi arrivano in, in tempo anche qualche giorno prima come è successo con il pennello che ho comprato alla mia amica Mara, è arrivato prima uh, de, insomma, degli ordini che avevo, fatto, che avevo fatto per me perché l'avevo preso da questo venditore. E niente, io vi mando un bacione forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!